Nerone approfitta della devastazione creata dall'incendio per confiscare gran parte dell'area oggi occupata dal foro. La domsa. È l'occasione che aspettava per realizzare il suo sogno. Una faraonica residenza nel pieno centro di Roma, una reggia di proporzioni gigantesche, simbolo del potere assoluto dell'imperatore. La decisione suscita naturalmente le ire dei senatori e attira su Nerone il sospetto di essere stato proprio lui ad aver appiccato l'incendio. L'imperatore però tira dritto per la sua strada e fa costruire la Domus Aurea. Il mio sogno deve diventare realtà. Nulla di simile si era mai visto prima a Roma, né mai si vedrà dopo. Si estendeva su 3 dei 7 colli, Palatino, Esquilino e Celio. Gli ambienti erano più di 150. La sola facciata misurava oltre 400 metri di lunghezza. I soffitti erano alti oltre 10 metri. Ogni stanza era ornata con stucchi, marmi, perfino lamine d'oro e pietre pregiate. La reggia era circondata da un bosco di 80 ettari in cui scorrazzavano liberi daini, cervi, cinghiali. C'era anche un lago artificiale e corsi d'acqua. Un paradiso, insomma, e in pieno centro della città. Una statua colossale di oltre 30 metri, che raffigurava l'imperatore come il dio sole, svettava al centro del complesso. Ma proprio come accaduto alle ville dei patrizi, anche la reggia di Nerone è destinata a lasciare poche tracce di sé. Dopo la caduta in disgrazia di Nerone e il suo suicidio nel 68 d.C., i successori provvidero a far scomparire le sue opere, Domus Aurea compresa. Venne prosciugato anche il lago che ne era il fulcro. E sapete cosa si costruì nel suo invaso svuotato? Il Colosseo. Un gesto simbolico di Vespasiano. Si restituiva al popolo di Roma un'area che era usata in modo privato da Nerone. Nacque così il più grande e importante anfiteatro della storia, nel cui nome, Colosseo, è nascosta la memoria della statua, colossale per l'appunto, che proprio lì Nerone si era fatto costruire a sua immagine e somiglianza.